varco aperto dai vigili del fuoco, le lame dei mezzi squarciano il muro di ghiaccio alto fino a 2 metri, barriera di neve che ha tenuto in ostaggio il paese per 3 giorni. Siamo a metà strada tra Albidona e Alessandria del Carretto, la neve inizia a scendere in maniera copiosa, la strada provinciale ancora non è stata battuta. Alessandria del Carretto è uno degli ultimi comuni del Parco Nazionale del Pollino ricadente in Calabria, comune di 500 anime sopra i 1000 metri d'altezza. Questo è il segno lasciato dai mezzi dei vigili del fuoco, lo spazzaneve che ieri ha aperto il varco per Alessandria del Carretto. Guardate dove arriva la neve, siamo a 1,5 metri di altezza. Assessore, ma che tipo di mezzi riescono a pulire e ad aprire varchi in queste strade? Sono dei mezzi nostri, noi ne abbiamo in dotazione come provincia 42 spazzaneve e altri 20 spazzaneve li abbiamo noleggiati dalle imprese private. E come lei può ben vedere, i grandi sacrifici che stiamo facendo per dare un minimo di servizi a queste popolazioni. Bisogna dire però che Alessandria del Carretto è oltre 1000 metri di altezza, è l'unico paesino della provincia di Cosenza che è situato a questa altezza qua. Muri da 2 metri di neve ormai, stiamo vedendo, siamo proprio immersi. Questa è la situazione in cui la provincia di Cosenza sta operando. Senta, i mezzi sono passati qualche ora fa, ma dovranno gioco forza ripassare adesso? E sicuramente, tutta la giornata continueranno ad andare avanti e indietro i mezzi dell'impresa privata, ma ho già chiesto all'ingegnere El che coordina i mezzi di mandare un'altra impresa in soccorso, perché sono sicuro che entro fine serata qui non si riuscirà più a passare. Quindi c'è il pericolo che, c'è il pericolo che possa rimanere isolato, però noi stiamo lavorando con tutti i mezzi nostri, farò confluire altri mezzi della provincia in nottata per far stare tranquillo Alessandria del Carretto e Albidona quantomeno. State scendendo? Stiamo scendendo, ci stiamo spostando verso Riolo Nocara per renderci conto che succede là. Qua c'è un'altra pattuglia del reparto di Cerchiato e ci spostiamo verso un'altra zona. C'è il rischio che sia nuovamente isolata Alessandria del Carretto? Più avanti troverete il Mangianeve che sta già rifacendo l'asfalto. Sta pulendo dalla neve l'asfalto. La situazione negli altri comuni? Negli altri comuni ci stiamo spostando per verificarla, al momento non le so dire. Qua ci sono più che altre zone rurali isolate, ci sono delle zone più avanti che stanno aspettando che arrivi qualcuno per sbloccarle. Per dare l'idea della neve che è caduta basta guardare i segnali stradali, sono coperti di neve, quasi tutti, se ne intravede soltanto qualcuno, quelli ovviamente più alti, quelli che sono sul guardrail ormai non si vedono più. Sta salendo ad Alessandria? Sì. Partito da Albidona. Da Albidona? Sì, è 2,5 metri di neve quasi a certi punti. Farà un po' su e giù per tutta la giornata? Sì, per tutta la sera. La fa questo tipo di mezzo anche quando c'è un po' più di neve? Sì, bisogna riprenderla un po' più su e... Si ricostruisce praticamente la carreggiata? Certo, per questo è una spazzavia a 40 metri di distanza. Thank you.
siamo arrivati. Eh sì, pare proprio di sì. Senta, la situazione di Alessandria del Carretto forse è stata la più critica, ma non è l'unica che si registra in provincia di Cosenza. Eh no, non è l'unica, anche perché ci sono i paesi della Sila, tutti gli altri paesi su questa, sulla costa ionica, sono tutti quanti nella stessa condizione. Ripeto, Alessandria del Carretto è più problematico perché è sopra i 500 metri, sopra i 1000 metri di altezza, e allora è chiaro che i disagi che ha la popolazione di Alessandria del Carretto sono maggiori rispetto alle altre. Isolati o dimenticati, come titolò il regista Vittorio De Seta raccontando in un cortometraggio la storia di questo paese, lontano dal mondo, percorso solo da mulattiere, senza strade. La pellicola, girata alla fine degli anni 50, sembra cronaca di questi giorni. Siete armati di... Noi sì, di pala, sì. Pala un po' vecchio. Noi siamo LSU, pertanto siamo noi soccorsi di Alessandria. Quindi i primi soccorsi li avete fatti voi, sì, in realtà, sì, ad Alessandria. Sì, sì. LSU è operai del comune, gli impiegati. Senza luce? No, questa no, la luce l'abbiamo avuta. La luce l'avete sempre avuta. Ah, quella e luce sì, per fortuna. Nella contrada Farnetta, ma... Senta, ma... Dovete questa girare un po' il paese. È stata, sì, questa strada è stata liberata ieri sera, poi stanotte ha nevicato, ha fatto altra neve e stamattina è stata riliberata. Vi chiamano anche le famiglie magari che abitano? Sì, facciamo il giro per i vecchietti, diciamo così, per le persone più anziane, per il paese. Vi telefonate sì. Per le zone se c'è un'esigenza andiamo. C'è bisogno, noi andiamo. Tutte donne vedo, no, ci sono pure gli uomini. Ci sono pure gli uomini, però insomma, sì. Mi hanno messo al lavoro. Sì, siamo tutti all'opera. Adesso dove state andando? Noi vediamo se qualcuno ha bisogno, se la strada è libera, aiutiamo qualche vecchietto per se vuole il pane, le medicine. Portate anche il pane, sì, le sì. Medicine. Siamo soccorso. Primo intervento. Primo intervento, poi... Buon lavoro allora. Grazie. Fatevi il giro per il paese. Sì. Giù, la panoramica è stupenda, però la neve è bella solo in fotografia. Senta, ma non è nevicata così, se la ricordate? Io non me la ricordo, non me la ricordo. Una nevicata del genere. Buongiorno. Buongiorno. Anche perché poi c'è stato pure altre volte che ha nevicato, però continuamente come questa volta no. Ininterrottamente in realtà. Sì, sono tre giorni, vero? Sono tre giorni che sta nevicando. Continua a essere cattivo tempo. Speriamo che ce la mandi buona. Guardate un po'. Cioè, questo è l'ingresso della chiesa. Questo è l'ingresso della chiesa. Guardate un po' qui, questo ormai ci vuole un mezzo e caricarlo a portarle via. Ma sono abitati questi palazzi? Sono per fortuna. C'è tanta gente anche che è andata via da Alessandria del Carretto, magari torna in estate. Svuota un po' d'inverno, si svuota un po'. Sono 500 abitanti circa su carta. Ma ora ci siamo 300, che ci siamo ora. La maggior parte sono persone anziane. Sì, sì, la maggior parte sì. Anche questo varco è stato creato in realtà con le pale. È calpestato con i piedi. Attenzione che è pericoloso. Si scivola. Il pericolo è anche il ghiaccio adesso. Sì. Guardate un po'. Ah, queste di case sono... Abitazione, ma ora si sono spostato fuori, cioè d'estate ci sono. Anche in quelle che si vedono in fondo. Qui si abita, no? Sì, qui si abita. Qui ci abitano e è stato creato sì. Un altro varco. Buongiorno.
Com'è? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Oh papà, vieni che c'è la telecamera, là. Possiamo? Sì, prego. Come va? Senta, sono arrivati anche i medicinali. Pane, medicinale, ossigeno per mio padre che non può fare a meno. Sono arrivati i vigili del fuoco. Sì, tutti, tutti. La luce, meno male che non se n'è andata. Queste chi ve le ha portate? I vigili del fuoco. Ve l'hanno portate ieri le bombole. Sì, sì, sì. Senta, per spostarsi, arrivare al punto più vicino, l'ospedale di Trebisacce, praticamente... No, è impossibile. È impossibile. Qua ci facciamo la cura di pane, perché poi non ce n'è. E quindi questo, anche questo ve l'hanno portato? Sì, sì, sempre i vigili del fuoco. 3 giorni e 3 notti sotto la coltre bianca con la provinciale, unica via di collegamento per Alessandria del Carretto impraticabile. Oggi si transita, ma in paese spostarsi è difficile. Si è ancora in qualche modo prigionieri della neve, non fosse che per quei sentieri tracciati spalando. Queste case non abitano nessuno, d'inverno non ci sta nessuno. Guardate, cioè non è stata fatta nessun barco perché... Non... Avete dato priorità a chi abita qui anche d'inverno? Sì. E beh, qui la neve supera il metro. No, no, qui minimo è 1,5 metri, minimo. C'è un problema che poi sarà relativo a quando questa neve si squaglierà, sarà una mole d'acqua incredibile. Mettiamo che cambia la temperatura, si piove, e qui diventa un guai perché tra che si scioglie la neve, piogge... Qui non è bella la situazione, insomma. Avete previsto l'intervento di qualche mezzo per tirar via un po'? Come viene il mezzo? Qui si deve spalare solo a mano. Sì. Beh, qui questo l'abbiamo fatto stamattina. Però con le pale a mano, perché qui un mezzo... Poi come fai? Non ti puoi muovere perché è stretto. Non è... Anche queste sono case... disabitate? D'estate ci hanno. Questo cancello non si vede più, in realtà è sommerso dalla neve, anche la porta. Sì, no, qui no, lì ci abito uno, ma esce dalla parte di sotto in modo che è più libero uscire. Io pure a casa mia sono uscito la prima mattina dalla porta del garage perché non potevo, era tutta chiusa la porta. Sapevate che sarebbe scesa così tanta neve? Sprezzato, cioè tutte le cose possibili, ma non è che puoi fare più di tanto. Ma avete mezzi nel comune? Sì, abbiamo qualche mezzo, abbiamo una paletta, poi abbiamo affittato altre mezze per... spalaneve, insomma, per dove può andare, c'è la circonvallazione, dove può arrivare il mezzo, dove no, non è possibile. Quella è una macelleria? Era una macelleria, ma è chiusa da diverso tempo. Loro stanno portando i viveri. Prego, prego. Siete andati a prenderli su? No, io c'ho un bar qua a San Vincenzo, quindi ho preso il pane per dei vecchietti in zona. Allora, la seguiamo, così veniamo anche noi. Una centenaria. La più vecchia persona e la più giovane. Mia figlia che ha 3 anni fa, a marzo, è una vecchietta di 100 anni. Che c'ha 100 anni. Guardate questa porta. Sì, non si vede quasi più questo portone. Faccia, sì. Anna Maria. Andiamo dalla più vecchia. Quant'anno tenis? Quando penso come l'anno. È poverino. 1912. 1912, bra. Non si può passare. Oltre non si può andare di qua? Giriamo di sotto e poi... Qui è bloccato in realtà l'accesso un po' da tutte le parti. Non abita nessuno qui.
fino a dove... Anche queste case sono disabitate? Una, là ci sta mia nonna. Ah, e come facciamo? Per... Dobbiamo fare il giro lungo. Buongiorno. Ha fatto la fotografia. Ha fatto la fotografia. No, no. È la mamma del vigile. Ma sono vecchia. Ecco, qui abbiamo spalato la neve. Qui si è riusciti in realtà. Abbiamo spazio, dove c'è spazio possiamo intervenire con un mezzo meccanico. Ma la strada che noi abbiamo fatto finora non era possibile, come fai? A questo punto, insomma, si rischia che se va un mezzo, si rischia che gli fai danno alle persone e non... La neve arrivava... Arrivava, vede, si vedono, alla casetta, arrivava fino, diciamo, al numero civico. E anche qui avete spalato? Sì, sì, tutto spalato. Diero, come va? C'ha 90 anni pure lei. C'ha 90 anni, che bella. State facendo una staffetta in realtà per, sì, portare... per portare il pane, cose di prima necessità almeno. Compito affidato ai più giovani. Infatti sì. Ma quanti ne siete rimasti? Giovani? Forse una ventina. Ventina. Che c'è in paese, ma non c'è lavoro, quindi pure queste... Questi pochi che ci sono se ne vanno. Lei? È un'attività commerciale, ho fatto una scelta di vita, ma fino a quando resisto. Porta il pane, sta portando, sì, il pane un po'... Dappertutto, tutti i vecchietti che me lo chiedono glielo porto. Ma il pane, i medicinali, come sono arrivati in questi giorni? Grazie all'aiuto del vigile, tramite il corpo forestale, l'ANAS. Il corpo forestale, i vigili del fuoco sono arrivati. Hanno portato i primi generi. Soccorso. Ma hanno portato abbastanza generi per continuare. In base a quelle che abbiamo richiesto, no? Quelle che abbiamo fatto un elenco e poi... Avete fatto anche un elenco dei medicinali? Due giorni completamente bloccati qui. Sì, sì, un elenco l'abbiamo mandato per fax e poi... Quando hanno liberato la strada provinciale... Sono passati. Segniamo. Ciao, Ziero. Ciao. Un manipolo di ragazzi su e giù dal municipio per distribuire generi di prima necessità ai più anziani. Alessandria del Carretto è il paese dell'Alto Ionio Cosentino con il più alto tasso di perdita della popolazione, più che dimezzata negli ultimi 20 anni causa emigrazione. Siete andati a prendere il pane? Sì, oltre al pane sono andata a prendere mia mamma perché è in queste condizioni. Invece di lasciarla sola la portiamo a casa. A casa mia, sta in compagnia. Senta, dove l'ha preso il pane all'alimentari? Sì, è arrivato ieri sera. È arrivato tutto. Sì. È soltanto la viabilità che ci dà fastidio. Sono sulle altre cose, siamo preparati, sempre nelle provviste. Che bellissimo. Dove state andando? Siamo andati a dare da mangiare un po' agli animali, che c'erano gente che si erano seppellite dalla neve, siamo andati a fare soccorso. Avete portato? Un po' di acqua per gli animali. Ma nelle contrade che sono? Nelle contrade qua del comune di Alessandria. Si passa soltanto a piedi? Solo a piedi, non si può, ci sono cumuli di neve che non si può proprio attraversare. Se abbiamo dovuto andare in due anche per in caso di bisogno ci potevamo salvare. Guardate questa viuzza, praticamente la neve è arrivata alle finestre, molti portoni sono coperti dalla coltre bianca. Condoni? E c'è vicino pure. Grazie. Le auto davanti al municipio sono sotterrate, coperte completamente dalla neve.
La scorta di ossigeno viene conservata all'ingresso del municipio. Anche questa è stata portata ieri dai vigili del fuoco, le pale che sono immancabili per creare varchi tra la neve. Lei si è attrezzato con le buste? Ci siamo attrezzati alla meno peggio per poter arrivare al comune per poter lavorare, dare una mano a tutti i cittadini. Perché anche noi abbiamo trovato difficoltà a uscire dalla nostra abitazione per raggiungere il... Ma da quanto comune. Tempo è? E siamo da martedì che siamo in questo modo. Da lunedì notte. Io martedì non sono potuto uscire dalla casa per raggiungere il posto di lavoro. Siccome siamo dipendenti comunali... Quando c'era di neve? E noi io abito in periferia e quindi non... Mia moglie invece, che è più giovane di me, è riuscita verso le 10 a raggiungere il posto di lavoro. Ma come avete fatto a uscire di casa? Con pala e con l'attrezzatura di fortuna che abbiamo rimediato così. Oggi va un po' meglio. Oggi diciamo che è molto meglio rispetto ad avantieri, perché c'era una tempesta di neve, proprio una tempesta di neve. Ma lei se la ricorda una nevicata così? Io ho 58 anni e mi ricordo che negli anni 70, 60, 70 ne faceva ancora molto di più di quanto ce n'è adesso, ma molto di più. Questa è una bazzecola rispetto a quello che faceva, cioè che faceva una volta. Oggi i tempi sono cambiati, come si dice. Siete riusciti a organizzare, vi hanno portato i viveri, poi pian piano. No, i viveri noi, grazie a Dio, a casa abbiamo sempre delle provviste che possiamo tirare avanti per una settimana, 15 giorni riusciamo a tirare. C'è pure qualcuno che non riesce, diciamo, che non ha scorte, voglio dire. Il problema è far arrivare il pane, perché deve arrivare sempre dalla marina il pane, quindi non... Quindi ecco la difficoltà. Ieri sera ce l'hanno portata i vigili del fuoco con il gatto delle nevi, il pane. Quindi oggi penso che sarà facile arrivare, perché sono arrivati i soccorsi, quindi è tutto più semplice. Invece prima era molto, molto, molto difficile. No, là su punto è brutto proprio. Alessandria del Carretto, il paese dimenticato nel cortometraggio di De Seta, il centro senza strade, indicato dal regista. Oggi è un paese che lotta contro l'isolamento. I primi soccorsi sono arrivati, generi di prima necessità distribuiti alla popolazione, ma l'emergenza non è finita. Il vento freddo e la neve non danno tregua. Siamo nel paese sperduto. Le previsioni per domani non promettono niente di buono. Oggi viene considerata una tregua nel maltempo, anche se continua a nevicare. Sì, in realtà tregua non ce n'è stata. Noi siamo qui da ieri, ci sono queste zone interne al perimetro abitato che sono, diciamo, isolate. Siamo riusciti a portare quello che era necessario per quanto concerne le scorte alimentari e le medicine di prima necessità. Contiamo sui mezzi della provincia per quello che possono fare nello spazzare la neve. Sembra che il tempo ci dia almeno diciamo la possibilità di recuperare le energie, perché poi comunque, voglio dire, c'è anche da mettere in conto il fatto che
gli operatori sono impediti dal fatto che ripulendo la neve la stessa si ripete e il lavoro sembra quasi inutile. Comunque noi siamo qui, cerchiamo di fare il nostro meglio. Vi venite coordinati dall'unità di crisi che è in prefettura a Cosenza? Avete... Allora, noi abbiamo preso queste disposizioni dal nostro comandante territoriale, che è il vicequestore dottore Alberti. Adesso eravamo in contatto col comandante provinciale, il dottore Curcio, e certamente dietro tutto questo c'è un'organizzazione a livello di prefettura, per cui diciamo, c'è un team che è stato, credo, messo in atto appunto per evitare problemi, insomma, e risolvere alla meglio quello che è possibile risolvere. Problema principale è legato alla strada provinciale. Che... Il problema principale è legato alla viabilità. La viabilità che alla fine insomma si ripercuote con una situazione di ghiaccio dovuta alle ore della notte, che contribuiscono certamente a rendere insomma difficoltoso diciamo, l'accesso al centro abitato di Alessandria del Carretto. Il problema è che qui l'attività di monitoraggio del territorio dovrebbe essere messa in atto 24 ore su 24, cioè i mezzi dovrebbero stare ad operare proprio nel momento in cui diciamo, la strada è più libera dal transito, quindi nelle ore notturne, perché poi sono quelle che creano il problema, con il ghiaccio, con il calare della temperatura. Qui poi si lamentano a Roma. Diventa difficile anche. Sembra un'onda del mare. Anche muoversi. Si lamentano a Roma. Altro varco. Il caso ha voluto che della tempesta di neve rimanesse ostaggio anche la guardia medica in servizio ad Alessandria due volte a settimana. Il dottore è rimasto in paese nei giorni più difficili, quando la provinciale era bloccata. La guardia medica che era stata bloccata. È la Matiz, che macchina è? Quella Matiz blu sì. È di una guardia medica? Sì, perché è rimasta bloccata. Meno male che è arrivata al paese poi con un altro soccorso, se no io ero pure senza mire. Gli operai delle ditte private incaricati dalla provincia rimarranno in paese. E qua non possono scendere. Non possono scendere. No, loro hanno i mezzi però, se ne è questa notte. Devo rimanere allerta per stasera, perché stasera anche c'è un'altra. E pure domani, sì, perché se si prevede un'altra perturbazione, allora dobbiamo stare qua. Sistemare... Avete liberato intanto la carreggiata che da Trebisacce, la strada che da Trebisacce porta. Sì, qua è tutta libera. Corsia è tutta libera, adesso dobbiamo allargare l'altra corsia. E... Si lavora e domani le previsioni prevedono ancora. Sì, un'altra giornata. Un'altra giornata di neve. Per adesso fate un po' di pausa. Sì, pausa a pranzo, giusto per mangiare un panino. Poi ripartiamo. Lei è riuscita invece a uscire? Sì, ho riuscito ad arrivare sul posto del lavoro ma alle 10, sono partito alle 8, io e mio figlio siamo arrivati qua alle 10, che siamo in periferia e quindi ci è voluto un po' ad arrivarci. Siete vista brutta? Eh sì, un bel po', comunque. Tutto risolto, diciamo. E le telefonate ne sono arrivate un bel po' in comune di gente che aveva bisogno per uscire? Sì, 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 le persone anziane, perché qua la percentuale di persone sono tutte anziane. Quindi hanno bisogno di... Hanno bisogno, noi siamo socialmente utili, io con le colleghe, poi siamo andate in giro, insomma. Con le pale? Con le pale, attrezzate in questo modo perché eravamo sprovviste. E invece c'è una farmacia qui? No. C'è la farmacia, siamo stati fortunati sia con l'energia elettrica che non se ne è andata e con la guardia medica che è rimasta bloccata, se no eravamo pure senza medico e poi c'era una ragazza magari in farmacia che ci ha aiutato. Questa è una foto di Alessandria del Carretto, sì. Sotto la neve, il paesaggio qui è molto suggestivo. Lontano insomma dall'emergenza. L'emergenza, ma questa qua non è che c'è tanta neve come adesso, cioè di meno. Ma là, quando vi siete accorti che non riuscivate più da soli a gestire? Ti ho detto, è cominciato da domenica sera, lunedì abbiamo avuto poco problema, già da martedì
siamo stati incasinati proprio. Mercoledì eravamo proprio... Quindi da martedì poi avete contattato... No, non mi ricordo preciso, martedì notte siamo stati, martedì notte, mercoledì notte, due o tre giorni senza strada. Qua c'è il vento che c'erano 4 metri di neve, non so se l'avete già visto. Oggi... diciamo va meglio che cose, però non è che va meglio, vai nel paese, stiamo male, c'è gli animali, le vecchiette, meno male che noi ci abbiamo messo del comune, gente che è stata già controllata, tutte le vecchiette. Vi siete organizzati dando ad ognuno il compito? Sono socialmente utili 25-26 persone. 4-5 dipendenti, 10 di AFOR di Castrovillari. Cioè la cosa necessaria, diciamo che siamo stati almeno, non lo so se... Le primissime cose siete riusciti a garantire? Sì, a garantire, almeno, penso che le persone... Adesso è venuto il comandante di Cerchiare, di Calabria, siamo fatto un altro giro, sono andato io, tutto il paese, ho parlato con i vecchietti, magari come stavano, come... No, siamo stati bene, sono venuto stamattina, già ieri mattina. La prima telefonata in prefettura l'avete fatta martedì? Martedì, se non sbaglio, ma ti dico la bugia, con il sindaco... Avete chiamato in prefettura dicendo... Di tutto il sindaco sta a Trebisaccio, è di Alessandro del Carretto, ieri sera è stato... Cioè, avanti ieri sera il sindaco ha fatto tutta la notte in strada, è venuta alle 2:30 in Alessandria. C'era una persona che aveva bisogno di ossigeno, che lui è un dottore, e sono andato via con l'assessore Basile, sono andato via a Trebisaccio. Per cercare... Ieri sono tornato di nuovo qua, con i spazzaneve, mangianeve, forestale, ma ieri c'era un macello proprio all'entrata del paese. Da soli non era possibile, no, giusto? Non è possibile, che noi c'è il mio punto che c'erano 2 metri di neve, 2 metri di neve, che non è che è nevicato 2 metri di neve, il vento l'ha messo, avete visto che realtà ci abbiamo. Ci sono anche molti anziani. Ci sono, però diciamo che noi abbiamo borse famiglie, abbiamo messo delle persone, vedove, divorziate. Qua c'è l'ostel che piace una garetta, sono sei ragazze che fanno il giro la mattina. Diciamo che non è che, pur siamo a 1000 metri, però... Qualcosa... Tutti volontari, ovviamente. No, non volontari, quelle vengono pagate. Sì. Ma pure i volontari, noi socialmente uno stamattina facete un giro magari delle persone anziane, no? Hanno fatto tutto, come stavano, ma già vedere qualcuno, che ci sono tante persone che sono sole. Magari se il marito e la moglie, già io per esempio ho mio suocero, e mia suocera che c'è, mio suocero c'ha 90 anni, mio suocero che c'ha 85, io stamattina appena mi sono andato, già sono andato da loro, come state, destra e sinistra, dopo sono andato per i ragazzi, ho detto, oh, cioè nella realtà non è che è tanto bella, speriamo che non continui a nevicare, già da domani 16 che porta ancora neve, speriamo che siamo messo male. Tanta gente stamattina con i forestali, i guardi forestali, le vecchiette dicevano, ma vedi che noi non so, proprio parlando di Sant'Andreis, non si ricordavamo la neve in questo modo. Avevano 80 anni, 85, non lo so, non è successo. Ma qua è nevicato sempre, diciamo che sono una quindicina di anni che... 30 centimetri, 20, 25, 50. Quello riuscite a gestirlo anche ma voi? Ma vedete che noi siamo, qua le persone sono già il pane, ma il pane ce l'hanno quasi tutte. Stamattina i forestali hanno portato il pane da giù, che purtroppo il pane viene da giù a Trebisaccio. E qua prima le persone prendevano il grano e lo prendevano giù, ma adesso tutti... Il contrario, prendiamo il pane di Trebisaccio e lo portiamo in Alessandria, che qua ci sono terre che hanno fatto un sacco di grano. E adesso quelle adesso terre sono non sono... Tutto vuote. Tanta gente è andata via da Alessandria. Qua hanno emigrato in Germania, all'estero, in nord, a Milano, a Torino, in Toscana, pure a Cosenza, a Rendo, tanto per dire la verità. Noi abbiamo un sacco di paesani a Rendo, a Castrovillari, a Trebisaccio che... Pensa una cosa, che a Trebisaccio, tutti gli alessandrini hanno la casa a Trebisaccio.
Assessore, è terminata adesso la riunione con gli agenti del Corpo Forestale, con l'AFOR, con i dipendenti del comune di Alessandria del Carretto. Oggi è considerata una tregua per il maltempo perché il peggio arriverà nel weekend. E la nostra preoccupazione è questa, noi stiamo discutendo con il comandante della Forestale, là, e abbiamo telefonato anche alla prefettura per dire che se questa notte continua a nevicare ci sono rischi per la popolazione, perché come lei può vedere ci sono l'unica strada aperta incombe la pericolosità della neve che è sui tetti e ci sono i greggi di alcune contrade, tre contrade isolate e dei greggi che hanno problemi di foraggio. Stavano discutendo proprio questo. Tre contrade isolate, c'è l'impossibilità di arrivare, ma c'è comunque la luce. Sì, manca solo in una contrada la luce, lei non è stata chiamata, però la verità è che qui deve intervenire la protezione civile. L'unità di crisi deve vedere che deve fare, perché non è possibile lasciare abbandonato un comune così con la sola presenza della Guardia Forestale e della provincia poi in effetti. Tutto quanti uomini sono stati impegnati in questi giorni? In questi giorni noi solo come provincia abbiamo 54 dipendenti che stanno spalando neve, sono 42 mezzi nostri e 20 di imprese private, sono 62 mezzi che stanno in 8 comuni di questa fascia e lei si è resa conto la situazione che è drammatica. Protezione civile lei dice, non risponde, ma ha fatto una telefonata al sottosegretario Torchia? Torchia a Roma. Beatamente rilascio le interviste, ma io l'ho notato già con le altre 4 ordinanze di calamità naturale, questi qua non esistono, non è colpa forse neanche della regione che non ci sono fondi, però una protezione civile in queste condizioni è meglio non averla. Cioè, sono tutti volontari quei pochi che ci sono? Sì, volontari, però lasciato allo sbando, non sono coordinati, non ci sono fondi, i volontari non hanno neanche i soldi per la benzina, mettono il lavoro ma non possono mettere altro. E come provincia ovviamente non si può intervenire perché la protezione civile non dipende da voi. No, noi non abbiamo competenze di protezione civile, anche lì dove la regione ha trasferito competenza alla provincia non dà i fondi. Difesa del suolo, erosione costiere, sono 2 anni che non riceviamo un centesimo. E per questa emergenza che ha riguardato i comuni della Sila Greca, chi pagherà? Come al solito la provincia, i cittadini della provincia di Cosenza, con la totalità, con il totale abbandono da parte delle istituzioni regionali e nazionali. Alessandria del Carretto è un paese da cui si va via. Oggi conta 500 abitanti, meno della metà rispetto agli anni 90, ma nessuno si dimentica dell'altro, i ragazzi, le donne e la staffetta nel grande freddo. C'è un murales che forse più degli altri racconta Alessandria del Carretto oggi, la frase affidata al grande Cesare Pavese. Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.